Siamo con la regista Roberta Torre, autrice di questa mostra Madonne. La prima domanda che ti volevo chiedere è questa: qual è secondo te la situazione della donna oggi nel mondo contemporaneo? Cosa vuoi comunicare con questa tua mostra, con questa tua personale? Ma io in realtà ho sempre avuto come oggetto privilegiato e soggetto privilegiato la donna per un fatto, diciamo, innanzitutto di appartenenza di genere e poi anche estetico. E quindi in qualche modo l'idea di ribaltare un po' quelli che sono i cliché, la Madonna e la donna Madonna, insomma, però c'è anche molto un gusto dell'iconografia classica, insomma, l'idea di associare a delle caratteristiche estetiche di barocche anche dei contenuti molto moderni, molto pop in qualche modo. La mostra sono dei ritratti in plexiglass, ecco, ci puoi un po' raccontare i soggetti, quelli a cui sei un po' più legata e a cui ti sei ispirata? Sono 30, penso, raffigurazioni della Madonna reinterpretata. Quella che io amo di più, le amo tutte, insomma, in realtà quella che amo di più è questa annunciazione in cui c'è questa donna in cucina e da questa televisione con le ali appare appunto la lieta novella. E è anche molto un gioco in realtà quasi tutto, quindi a me piace molto giocare col sacro, col profano, mescolarlo e tirarne fuori delle immagini nuove. Qui oltre a Bari starei a Giugno, a Lecce. A Lecce, sì. È stata a Palermo questa mostra e poi appunto questa è la seconda tappa, Bari e Lecce. Va bene, grazie.